Finalmente siamo arrivati al clou della serata, sono qui, sono riuscito a carpirlo, Ciccio Angelo Nizzo, grandissimo PR delle notti romane, e in compagnia qui dell'amico attore. Ti devo dire che un carissimo amico, ma uno dei più bravi attori italiani. Senti, noi parliamo bene della notte, quindi gente che frequenta la notte, vive di notte, e questo molte volte è demonizzata la notte. Adesso la domanda che nasce spontanea è questa: un attore, tu, da come penso io, vieni dal teatro anche, no? Cioè, attore di teatro. Ho fatto più televisione che teatro, però ho imparato alla scuola di teatro. Vivi di notte tu? Quando lavoro no, mai, perché al mattino noi abbiamo delle giornate molto lunghe, quindi ci svegliamo anche alle 7, 6 e mezza, alle 8, che per me è prestissimo, quindi quando lavoro vado a dormire presto, domani evidentemente non lavoro. Che cosa pensi della notte? Ma la notte, allora, se c'è qualcosa da fare, se c'è da divertirsi, è bellissima. Perdere tempo, andare in giro così non mi piace, preferisco magari stare a casa tranquillo, ma quando esco, esco e mi piace divertirmi. Sì, ma ti è mai capitato di, purtroppo i media nazionali parlano solo male della notte, ti è mai capitato un episodio all'incontrario, quello bene, insomma, di vedere delle belle cose invece di quelle che vengono menzionate dai media nazionali? No, vabbè, ma sicuramente se si parla di locali e di vita notturna è bello, finché una, diciamo, la vita notturna è sana, prima, durante e dopo la vita nei locali, ben venga. Certo, poi c'è sempre il rovescio della medaglia, talvolta ci sono persone che non se la sanno godere in maniera sana, e quindi... Vabbè, è un po' come in tutti i posti, certo. Io dico sempre che nelle scuole, negli uffici, e tutta la gente che vive la notte fa un lavoro, quindi al giorno è la stessa cosa, quindi identificare il malessere comune nella notte mi sembra un po' banale. No, assolutamente, hai ragione. Io intanto vi ringrazio perché fate delle cose belle, mi raccomando, continuate a fare delle cose belle e divertitevi con prudenza. Senti, noi parliamo bene della notte, quindi parliamo bene di Ciccio Angelo Nizzo. Senti, una cosa e poi ti lascio, perché vedo che hai parecchie persone a cui badare. Esatto. Niente, mi racconti un episodio qui al Gilda particolare in una festa. Beh, devo dire che una volta mi sono trovato Leonardo DiCaprio con Cameron Diaz, che sono arrivati tranquillamente e abbiamo ballato tutta la sera. Mondo notte è sempre l'unico mondo da vivere intensamente. Ciao, ciao. Un saluto agli amici di Mondo Notte. Ciao, buonanotte, Mondo Notte, divertitevi.